Collegato con noi oggi, siccome a Roma è tornato Franco Baldini, ci faceva piacere sapere qualche cosa, che cosa ne pensava colui che ha lavorato fianco a fianco di Franco Baldini per tanti anni e con grandi successi, da cui su tutti lo scudetto. Fabrizio Lucchesi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Eccoci. Buon pomeriggio Lucchesi. Ecco, Lucchesi, che effetto ti fa rivedere Baldini nel calcio italiano e in particolare a Roma, insomma, un ritorno a casa per lui? Guarda, devo dire, ci pensavo stamattina leggendo i giornali e l'ho visto, domani ci avrà la conferenza stampa. Tra l'altro non lo sento da un po', insomma, e non ci si vede soprattutto dal tempo. Sicuramente ha cresciuto in questi anni, grande esperienza e di carattere internazionale, prima in Spagna e poi con questa nazionale inglese. Quindi sicuramente sarà una professionalità a servizio di questa causa. E il fatto che arrivi a ottobre non è il massimo della vita per lavorare sui progetti, bene, cominciare a luglio, ma lui era impegnato con la nazionale e quindi avrà da recuperare secondo me un po' di lavoro, ma specialmente attualmente ha forma lo staff giallorosso di primissimo. Eccoci qua. Ecco, ma soprattutto sul fatto appunto del ritardo, in che cosa è mancato secondo te? Cosa ha mancato appunto alla Roma l'assenza di Baldini, adesso portatasi appunto fino a ottobre? Qual è stata la mancanza più grande? Ma sai, Walter Sabatini ha avuto secondo me un po' di difficoltà nel mercato, perché anche lì la trattativa si allungava e il mercato a Roma è stato un po' lungo, quindi lui è andato un po' in sofferenza. Fenucci è arrivato tardi, perché è arrivato già dopo un mese e mezzo. Franco arriva dopo due mesi e mezzo, quindi tutta quella fase, diciamo, di iniziazione, inizio stagione, soprattutto una società come la Roma che ha cambiato tanto a tutti i livelli, pone una serie di piccole problematiche che prima tu ci lavori e meglio è. Il fatto di arrivare così, insomma, tutti hanno un pochino subito nelle rispettive aree di competenza un pochino di ritardo, quindi alla fine credo che comunque la capacità c'è, l'esperienza c'è e piano piano recupereranno anche questo tempo che è stato un pochino perso. Direttore, le volevo chiedere un argomento particolare relativo proprio alla dirigenza della Roma di quest'anno, perché i tifosi sanno che gli scudetti, almeno qui a Roma, si vincono quando si comprano i grandi giocatori. È stato il caso di Falcao per il secondo scudetto di una Roma che già aveva Conti, Di Bartolomei, Pruzzo, eccetera, nel terzo scudetto con Totti, Battistuta, Montella, ma alla base però c'erano grandi dirigenze, con Dino Viola nel primo caso, con Pasquali, Raul, Viti, eccetera, e con Franco Sensi, Fabrizio Lucchesi e Franco Baldini e Capello in panchina nell'ultimo proprio trofeo della Roma. Cosa manca secondo lei a questa Roma, se manca qualcosa per poter aspirare allo stesso traguardo? Sinceramente questa domanda mi è stata fatta già in passato da altri colleghi, in altre occasioni, in questi due mesi. Io quello che ho risposto fino a qualche giorno fa lo rispondo anche oggi. Io aspetterei dare un giudizio. Cioè questa trattativa lunga 7 mesi per l'acquisto della società è stata una roba stranissima. E probabilmente questo è stato l'inizio di queste piccole deficienze temporali sulla struttura manageriale che commentavamo prima. Io credo che in questo momento dobbiamo lasciarli lavorare un po', dicevamo le professionalità ci sono, le idee pure, bisogna mettere anche in conto che qualcosa si può anche sbagliare quando si cambia tanto, così come sta facendo la Roma. L'allenatore nuovo non era mai stato in Italia, cioè la prima volta allena in Italia, è giovane. Io credo che per dare un giudizio bisogna aspettare un po', certamente. Poi ci sarà anche il momento dei bilanci. È un pochino presto secondo me adesso per farlo. Ecco, sono ancora in una fase di rodaggio, proprio perché secondo me sono partiti con step successivi, sono partiti un po' in ritardo. Che effetto ti fa vedere, direttore, Osvaldo fare la mitraglia? Cioè, tu hai visto Battistuta, no? È un giocatore che ancora a Roma in molti considerano, nonostante i 4 gol... ancora non dico una delusione, ma quasi. Poi magari dicono la mitraglia ci ricorda Battistuta, che era sicuramente un'altra cosa, ma lo è rispetto a chiunque. Ti piace Osvaldo? È un buon giocatore, è stato pagato tanti soldi, è stato puntato tanto su di lui, è stato pagato una cifra
che si avvicina alla valutazione di un campione più che di un buon giocatore. Io non credo sia un campione, può essere, è un buon giocatore, dimostrerà sicuramente, sta facendo anche benino, però ecco, prima di arrivare a fare la mitraglia con tutto, ne deve fare di buon ancora, non c'è dubbio, per poter fare un paragone di questo livello. È chiaro che avendo fatto un investimento così importante su di lui, lui speriamo per la Roma che risponda a queste attese e a queste speranze. È un giocatore che in Italia aveva grandi aspettative, poi non ha fatto benissimo, poi si è ritrovato e speriamo che faccia bene. In assoluto c'è qualcuno che ti piace in particolare di questa nuova Roma? Ah, la Roma ha dei buoni giocatori, ha dei giovani, tra l'altro secondo me di ottima. Fare nome è sempre difficile, ti dico in generale, c'ha alcuni giocatori di prospettiva che secondo me possono essere interessanti. E infatti credo la Roma sconta, ma ho paura sconterà, anche questa necessità di attendere anche la crescita di qualche giocatore. E avere la prontezza e lavorare sulla prospettiva, francamente è un punto di equilibrio molto 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 difficile, soprattutto quando si rinnova tanto così. Devi mettere in conto che qualche giocatore può non rispondere alle aspettative e qualche giocatore può anche darsi di sbagliarlo, perché sai, i giocatori non sono macchine, certe valutazioni talvolta si possono anche sbagliare. Purtroppo la Roma è una grande squadra, questo anche il mister lo dovrà capire, Franco lo sa, Walter Sabatini ha grande esperienza, lo sa, cioè una grande squadra non può aspettare troppo, una grande squadra, la parola progetto è tutta bella, tutto giusto, tante parole, ma insomma Roma non è una piazza che può aspettarti tanto, ti aspetta, ti dà fiducia, però poi dopo deve avere i risultati, e in questo mondo l'unica cosa che conta sono quelli, perché poi alla fine sì, valorizzo un giocatore, d'accordo, ma poi se non mego i risultati non sei una provinciale che vive di valorizzazione. Ti chiedono, diceva l'ascoltatore Luigi, ma che torna anche Lucchesi? Magari, sarei tornato volentieri, ma non mi hanno chiamato, sarei tornato volentieri. Ecco, in ultimo, pensiero su Luis Enrique. Ma guarda, ero molto diffidente all'inizio, devo essere sincero, perché se mi avessero chiesto un pensiero allora, affidare un progetto così innovativo, così di rivoluzionamento totale ad un allenatore che non ha mai allenato le prime squadre, in Italia soprattutto, sinceramente l'avrei ritenuta a suo tempo una scelta un po' coraggiosa, non dico avventata, coraggiosa. Ma sta dimostrando di avere idee chiare, mi sembra abbia anche una grande personalità, mi dicono anche i giocatori gli vogliono bene, lo seguono, questo le voci mi risulta a me, quindi merita tutta la fiducia da parte di tutti. Poi come tutti gli allenatori, se vince bravo, se non perde va a casa. Direttore, lei ha detto magari tornerebbe molto volentieri a Roma, le chiedo se è d'accordo con qualche valutazione che arriva ogni tanto da varie parti, magari no, ovviamente non dalla capitale, secondo la quale l'eccessivo amore da parte dei tifosi giallorossi può essere un limite per la squadra, per il fatto che a Roma si può vincere soltanto una volta ogni 10 anni, eccetera eccetera, con questi luoghi comuni. Senti, ti rispondo in toscano, seppur vivo a Roma da 12 anni, ma ti rispondo in toscano, questa mi sembra una grande bischerata. Siamo d'accordo con lei, direttore. perché guarda, avendo avuto anche la fortuna di viverlo questo grande amore, è un amore straordinario ed è una pressione, indubbiamente c'è una grande pressione sulla squadra, ma è una pressione che ti è d'aiuto ed è una pressione che ti chiama responsabilità. Però chi gioca nella Roma, nella Juventus, nel Milan, nelle grandi squadre, indossare le maglie non vuol dire essere buoni giocatori, bisogna essere giocatori che hanno personalità, perché non si esce all'Olimpio davanti a 80.000 persone, 70.000, e sono maglie pesanti quelle lì. Questo per dire che il giocatore gioca nella Roma, nell'Inter, nel Milan, e non sono buoni giocatori, devono essere campioni, devono avere spessore, se no non fanno la differenza, e se ce l'hanno fanno la differenza, e sono da palcoscenici come Roma America. Ti danno pressione, è chiaro, la piazza ti chiede tanto, ma ti dà anche tanto, perché io ricordo, io ho avuto la fortuna di vivere 4 anni sinceramente molto fortunati, perché ci siamo divertiti tanto, si è perso poco e si è portato anche a casa risultati, però ragazzi, quando gli avversari escono da quel tunnel e alzano gli occhi al cielo e perdono 1-0 per il campo, quando l'Olimpico è quello vero, no? Allora, se il giocatore della Roma non ha la capacità di reggere questo tipo di tensione, non è un giocatore da Roma, non è un giocatore da Milan, non è un giocatore da Inter, non è un giocatore da grandi squadre. La città è una città importante, una città che talvolta può portare una piccola distrazione, perché si vive bene a Roma, però voglio dire, questo è un luogo comune che appartiene a una vita di anni fa. Io ricordo, senza far nome, sono a conoscenza
giocatori di squadre prendono l'aeroplano, vanno, fanno 3 ore d'aereo, vanno a ballare dall'altra parte del mondo e tornano a casa la mattina. Cioè oggi non è più come una volta, che avere il locale notturno era una distrazione, insomma, voglio dire. Quindi se queste sono insidie, ma allora le insidie sono da tutte le parti del mondo. È vero. Ecco, in chiusura, Lucchesi, lei si ricorda, te ti ricordi che quando le squadre entravano in campo, c'era il tunnel, c'era Carlo Zampa che faceva la presentazione forse più bella mamma che è mai mia. Stata fatta in uno stadio forse europeo, penso, senza ombra di dubbio. Ebbene, siccome poi Carlo Zampa è la nostra punta di diamante qui a Radio Yes, è arrivato appena un messaggio e ti saluta con tanto affetto. Ti saluta con tanto affetto. È un affetto estremamente ricambiato di un professionista straordinario che si è inventato in Italia un modo diverso di godere, di vivere, di fruire l'evento, lo spettacolo. Lo spettacolo iniziava un quarto d'ora prima, quando lui iniziava. È vero, è vero. No, ma che adesso a parlare, credetemi, mi vengono i brividi. È vero. Mi vengono i brividi. Anche perché, direttore, il popolo giallorosso in alto i cuori e fuori la voce, ormai lo hanno imparato a conoscere un po' in tutta Italia e anche all'estero. Quindi. Bravo. E ha inventato un modo diverso di fruire lo spettacolo. Grandissima partecipazione, grande trascinatore, questo timbro di voce, questa sua grande... Poi c'ha fantasia, Carlo, aveva creatività, sì. Stava sempre sti nomi sui giocatori. E quanto manca allo stadio? Ma io mi sono meravigliato anni dopo, io non lo sapevo, perché io quando sono andato via alla Roma per qualche anno sono venuto allo stadio a vedere la Roma, non mi sembrava il caso di venire, non avevo voglia, via, diciamo così. E non sapevo era andato via Carlo Zampa, l'ho saputo dopo. E io dico, ma com'è possibile perdere una risposta di questo tipo? Mi sembrava una roba folle, mi sembrava come avere Totti e mandarlo a giocare alla Lazio, uguale. Senza neanche dir di niente, ma questo del resto, vabbè. È così. Fabrizio Lucchesi, grazie come sempre per la disponibilità, buon tutto, insomma. Anche a voi e anche alla Roma, ragazzi. Grazie. Grazie direttore, buon lavoro. Fabrizio Lucchesi.